Dalla medicina basata sull'evidenza alla medicina basata sull'innovazione agli orizzonti della salute, Fondazione Zoene parla con Alberto Tozzi, pediatra epidemiologo, vicepresidente della International Society for Pediatric Innovation. Che cos'è l'innovazione in medicina? L'innovazione è una ricchezza. È un, eh, un valore che viene generato eh, improvvisamente, in, con estrema rapidità e che crea una soluzione per un problema esistente. La differenza rispetto al miglioramento della qualità delle cure è che, appunto, è una cosa rapida e che eh, davvero non esiste prima. Quindi, rappresenta possibilmente qualcosa che può essere sfruttato anche da altri. L'innovazione costa? Come si fa a fare innovazione sostenibile? L'innovazione costa perché naturalmente bisogna accelerare alcuni processi che conducono alla creazione di soluzioni. Eh, so, costa soprattutto perché qualche volta si fallisce detto questo però eh, ci sono delle possibilità per fare delle innovazioni frugali che quindi non consumano molte risorse e nella creazione delle innovazioni bisogna sempre fare attenzione alla sostenibilità per fare in modo che poi l'innovazione non si spenga una volta che venga creata questo fa parte della, del processo di creazione dell'innovazione Nell'innovazione anche i pazienti, ci ha raccontato oggi, possono avere un ruolo. In che modo? I pazienti fanno tutto, sono più bravi dei medici. La maggior parte delle volte noi li trascuriamo moltissimo, eh, ma più ragionevolmente i pazienti devono essere integrati nel percorso di innovazione per un motivo semplice, perché la loro esperienza di malattia è la più importante di tutte e la mh, possibilità di orientare le soluzioni innovative eh, verso le esigenze del paziente è estremamente importante. Non solo, molto spesso il paziente proprio perché viene, viene da un mondo in qualche modo esterno a quello accademico e quello della medicina propone delle soluzioni che sono completamente innovative, che sono eh, inimmaginabili dal punto di vista di chi normalmente fa la medicina. Ci fa un esempio di successo, di innovazione pensata da un paziente. Eh, L'esempio eh, sicuramente mh, che mi viene in mente il più vicino è di una famiglia italiana che eh, aveva disperatamente tentato di trovare una soluzione per un bimbo, per il proprio figlio che aveva un problema gravissimo, quello di uno stroke alla nascita e che invece con testardaggine è riuscita non solo a trovare un gruppo multidisciplinare, che permettesse di garantire la fisioterapia per una vita sociale praticamente normale per questo bimbo, ma perfino per la creazione di un'applicazione a base di intelligenza artificiale per la prevenzione degli attacchi di epilessia che questo bambino aveva in, in, continuamente. Quindi in questo caso i genitori, con una motivazione formidabile che probabilmente nessun medico può avere, eh, hanno trovato un sistema per trovare una soluzione a un problema veramente importante.